Grazie, beh, non ti mostro io, so Eric. Vabbè, continuiamo gli altri tre video. Continuiamo ovviamente con Batman. Non ho fatto, non sono stato molto bravo a questo gioco. Praticamente il gioco, come sapete, è arrivato il 23. Solo che a Canicattì, dovevo io. A Canicattì praticamente non arriva verso la settimana dopo. Però alla fine sono riuscito a comprarlo, ci sono voluti tanti soldi con Batman, è vero bello. Cioè, secondo me, Asylum City, Origins sono stati molto belli, ma vedendo già Batman Knight è vero bellissimo, una figata pazzesca. Secondo me, il titolo di Rocksteady, cioè... Mi pare, se non mi sbaglio, Batman Arkham Origins non è stato fatto da Rocksteady. Infatti non è stato proprio... Secondo me non è stato meglio Asylum City. Con Batman Arkham Knight, secondo me, se continua così come lo sto giocando, secondo me può essere il Batman migliore della storia. Joker. Ho un ridere mortale. Praticamente, prima volevo ammazzare. Poi diventa mio amico, non capisco un bel niente. Comunque, Batman è davvero un gioco bello. Secondo me è una delle saghe che in questi anni sta rivoluzionando i giochi. A parte le saghe Uncharted, Assassin's Creed, vabbè, Assassin's Creed sono tutti uguali, vabbè. Metal Gear, che ho detto a me, non c'è. Non dico che sono brutti, ma non sono il mio tipo. Se gli dovrei dare un voto, è il momento di dare un 8,5. Però, se continua così veramente, può essere il miglior Batman della storia. E la grafica è vero bella, cioè, niente da dire. Faccio all'interno, ovviamente il dischetto cade. Qua con i codici. Engine posso portarlo qui, cosa del genere. Il season pass. Missioni da incubo, lo spine da passeri. Che cavolo di spine da passeri non lo supporto. Per il momento Batman, vabbè, all'inizio, non posso arrivare a metà già in un minuto. Però, per il momento... Perché i codici non entrano? Però per il momento è buono come gioco, lo consiglio. E anche questo video è finito. Ci vediamo ai prossimi due. E ne andrò ad osservare. Ciao ragazzi!